una verità a tutti i costi, che io voglio bene a Barbara Carena. Buonasera. Ciao Barbarella, la mia amica, la mia giornalista preferita. Però adesso mi sa anche la tua partner. La mia partner. Ma prima di raccontare dell'evento importante, voglio sapere la tua verità a tutti i costi o bugia a fin di bene? La verità a tutti i costi, anche perché, come si dice, le bugie hanno le gambe corte. Quindi è meglio dire la verità, così vai sul sicuro. Avete capito? E c'è stata una volta, però, in vita tua, che hai dovuto dire una bugia a fin di bene? Te la ricordi, che ne so, anche con le amiche ai tempi della scuola, piuttosto che hai visto il fidanzato di uno che stava con un'altra, ma non gliel'hai detto? No, quello l'ho detto subito. Ti pareva? Com'è? I sodalizi femminili proprio li capisco. Io, guarda, io non li conosco, io sono una piuttosto sincera, per cui sono una che ama parlare di fronte alla persona, a dire le cose come stanno, poi finisce tutto. Però no, sono una che ama la giustizia, che ama le cose che vanno dette. Assolutamente, per me la verità è sempre sovrana. Quindi la nostra cara Barbara non vi dirà mai una bugia, nemmeno a fin di bene. Brava Barbara, no, coerenza, no, no. Fai bene. Raccontiamo invece un'altra bella verità a tutti i costi, quella dell'evento che ci vedrà protagonisti nel mese di maggio. Cosa succederà, Barbara? Raccontalo ai nostri amici. Io volevo farti una sorpresa, vedi, là non sono stata brava a mentirti, perché volevo farti una sorpresa. Aspettando che il nostro grafico Max Laizza presentasse, mi mandasse il volantino, insomma, la grafica del premio Malafede, per farti questa sorpresa. Però ringrazio Nadia, è arrivata una bella notizia che il premio Mala Femmina è stato patrocinato dal Comune di Napoli, dalla quinta municipalità, ovvero del Bovero Arenella, e a quel punto dovevo per forza dirtelo, perché magari tu mi dicevi no, io non ci sono quel giorno, e poi io mi trovavo sui manifesti che presentavi con me il premio Mala Femmina. Quindi salutiamo e ringraziamo Paolo De Luca e tutti gli amici della quinta municipalità del Bovero Arenella. Il presidente Coppeto, sì, assolutamente. E ovviamente puoi anche utilizzare la mia immagine, tranquilla, non ti querelerò, stai tranquilla. Sì, perché c'è il premio Mala Femmina, che questo evento che ogni anno si ripete ormai da 11, questa è la 12ª edizione, dove tutte le eccellenze campane si ritrovano. Assolutamente, di tutte le eccellenze campane si trovano. C'è il nostro direttore artistico, dobbiamo ricordare che da 12 anni è con noi, Alfredo Castricci, e poi si è aggiunto anche, lo sai, mio marito, per quanto riguarda l'organizzazione dei calciatori, e insomma è impeccabile su questo, riesce a invitarli un po' tutti. Infatti ci sarà anche il portiere sorrentino del Palermo, ci sarà Sardo, ci sarà Tutino, ci saranno davvero tantissimi calciatori, e poi non svegliamo tutti i nomi. Posso dire che ci sarà Rosario Miraggio, che aprirà la kermesse proprio con Mala Femmina, e poi davvero tanti artisti, tanti amici, ma soprattutto tanti premiati. E man mano che ci avvicineremo, magari racconteremo poi un pezzettino in più. Svegliamo qualcosina. Detto questo, cara Barbara, io ti saluto, ti ringrazio, vai! La radio ufficiale! Sì, ci manca il Radio Amore, radio ufficiale, bellissima cosa. Romano, assolutamente, lo saluto. Un abbraccio forte, Barbara, grazie.